Ciao amici di Cantina del Cerro, siamo qua a provare Olimpo, un vino passito della Cantina Val d'Adige. È un vino particolare per due motivi. Prima di tutto per il vitigno, che è l'Enantio, o Enanzio, secondo se si vuole leggere alla latina o all'italiana, cioè è scritto Enantio. Che è dicono che è un vitigno millenario, qua ancora prima della vitis vinifera. E in secondo luogo, appunto, perché è un vino passito, fatto con il tipico metodo dell'appassimento del Veneto, quindi le uve vengono raccolte, disposte su graticci e lasciate appassire per mesi. Ora, è un vino passito, quindi tendenzialmente dovrebbe essere dolce e quindi si presta benissimo per un dopo pasto oppure con i dolci, tendenzialmente con la pasticceria secca, ma noi oggi lo proviamo da solo e senza pasticceria. Allora, la bottiglia è da 3,75 ml. È un 11 gradi, quindi diciamo come passito non ha una gradazione troppo elevata. Però adesso andremo a provarlo, capire se diciamo come si presta per il dolce o com'è comunque. Allora, il colore è un bel rosso scuro, molto intenso, il profumo abbastanza delicato, comunque di frutta rossa, bello corposo comunque. Allora, ricorda moltissimo l'uva, si sente bene il sapore dell'uva e di appunto sempre di questi frutti. Mi ricorda un po' il mirtillo, sia nel profumo che poi nel sapore. Non è esageratamente dolce, almeno io personalmente mi aspetto dei passiti, dei vini veramente belli dolci. Comunque, invece, questo è un vino che è molto più che altro un dolce da frutta. Bello fruttato, non è niente male. E niente, se volete provarlo, come al solito, lo trovate sempre qui a Cantine del Cerro. E niente, vi aspetto al prossimo appuntamento. Seguiteci sul nostro canale e alla prossima. Ciao a tutti!